Eccoci qui ad intervistare un altro grande protagonista di questa serata, Carmelo Sparacino, detto Rocco. Dunque Rocco, oggi questi ultra trentenni ci hanno stupito, in mezzo a tanti giovani avete caricato bene, come mai? No, diciamo, insomma, una squadra, un primo tempo eravamo un po' legati, diciamo un po' tesi, la partita inaugurale, però poi abbiamo sbloccato subito il risultato, poi un grande goleador Nino La Mancusa. diciamo che comunque figlio, Rocco. Qualche gol, diciamo, qualche una quaterna, quattro una gol quaterna. Diciamo alla partita inaugurale. Comunque poi un secondo tempo, poi ci mancava anche un uomo importante, anche il nostro capitano che era infortunato, diciamo abbiamo reagito bene, diciamo poi squadra un po' legata, un po' pesante dalla preparazione atletica, diciamo, ancora i muscoli un po' imballati. Ma mi dica Rocco, anzi mister Rocco, qual è il segreto, siccome la vostra età non è più fra le, diciamo, giovanissima, ma ancora questi successi così, così meritati, qual è il segreto di questa longevità? Niente, il segreto è... dieta mediterranea. Anche quella, diciamo. anche che se devo dire che stasera nel primo tempo più che le gambe avevo lo stomaco imballato da una grossa insalata di pomodori e cipolla. Però col tempo, diciamo, tutta la sostanza è andata ad alimentare il tuo gioco. Ancora complimenti gioco per la tua prestazione, davvero brillante in difesa, davvero roccioso. Grazie a voi. Rocky Rocco. Ciao. Possiamo chiudere? Via. Ciao.